Prima di leggere e commentare il testo, per quello che è possibile, se vogliamo intervenire rispetto alla prima lezione, mi sarei molto contenta, cioè una volta detto alcune cose, quindi mi farebbe piacere avere con voi un riscontro di quello che è passato, diciamo, dalla conversazione. Perché, oltre alla biografia di Flaubert, insomma, siamo entrati già nel romanzo e abbiamo detto alcune cose. Quindi non so se qualcuno di voi vuole intervenire per portare le proprie impressioni, la propria conoscenza del romanzo, io sono molto contenta, perché queste sono appunto le occasioni per scambiare, no, delle impressioni, degli scontri, perché, come ho già detto l'altra volta, questo è un romanzo che rispetto alle aspettative di lettura crea sconcerto. Io l'altra volta ho usato un'espressione forse un po' forte, che alla prima lettura questo romanzo mi aveva spaventata, perché mi era ancora capitato che l'eroina di un romanzo fosse agli occhi del lettore, della lettrice, ma anche agli occhi della voce narrante, un personaggio sicuramente non encomiabile, nel quale l'identificazione da parte soprattutto delle lettrici, un'identificazione problematica, un'identificazione che lasciava adito ad una rappresentazione della femminilità, se non sgradevole, sicuramente però non accettabile in tutte le sue sfumature. Cioè quest'eroina in negativo mi aveva creato alcuni problemi, sicuramente non era un'eroina nella quale rispecchiarsi, e tuttavia Madame Bovary, per certi aspetti anche e soprattutto oscuri, ci era sorella. Perché io credo che per molti secoli l'esperienza della femminilità è stata un'esperienza traumatica rispetto alla società. Più le donne che gli uomini nel corso dei secoli hanno fatto molta fatica a far coincidere il reale con l'ideale, no? Perché da una parte la società offriva modelli molto gravosi e monolitici, no? Modelli erano sacrificio d'amore, la maternità, la obbedienza all'altro sesso, il matrimonio come collocazione sociale, se non unica, certamente la migliore per una donna. Quanti romanzi sulle fanciulle prive di marito, prive di protezione, quanti romanzi sulle donne non volute, sulle donne non amate. Quindi leggere Madame Bovary voleva dire ritrovare, da un lato, il cliché del matrimonio come unica vicenda accettabile nella vita di una donna, o se non accettabile, la più sicura, la più socialmente riconosciuta, e dall'altra però scoprire che questa donna
andava contro tutto quello che fino a quel momento ci era parso doveroso, no? Perché Madame Bovary, Emma, sì, certo, questa fanciulla educata, come abbiamo visto, dalle Ursuline, siamo alla metà del XIX secolo, che quindi costruisce la sua visione del mondo attraverso la letteratura romantica, che più romantica non si può, io ho parlato di letteratura tossica. Bene, questa donna, questa giovane donna, nel momento in cui si sposa, con grande lucidità, dopo un po' di tempo, riconosce di avere completamente sbagliato, perché il matrimonio la delude profondamente, la lascia priva di identificazione, quindi la prima diciamo, trasgressione mentale ed emotiva che Emma compie è nei confronti del matrimonio. Ma perché a un certo punto esclama all'interno del romanzo, ma perché mi sono sposata? Perché proprio quando si sposa, all'inizio fa la moglie contenta, aggiusta la casa, cerca di raffinare la sua esistenza con gli oggetti, circondandosi di oggetti migliori, poi si rende conto che in realtà non è questa la felicità. Perché in realtà nella sessualità coniugale non c'è desiderio, perché Charles è un buon uomo, contento della vita che ha, ma è un povero diavolo, è mediocre. Ed Emma, quindi, la prima trasgressione che compie, ai nostri occhi di lettrici abituate appunto ad una letteratura di un certo tipo, è questa. Cioè, perché mi sono sposata? Dice lucidamente. Il secondo momento, addirittura più traumatico, è quando rimane incinta, e anche qui niente mistica della maternità, anzi il contrario. Durante la gravidanza costruisce ancora una volta una dimensione di sogno intorno a questo evento. Ovviamente spera e anzi è convinta che sia un maschio, perché il maschio ha un'altra importanza nella società. Si vede, vagheggia questa nuova dimensione, perché come vedremo il poverismo non è altro che la ricerca spasmodica di identificazione in una dimensione esistenziale, no? Appagante. Invece quando poi nasce è una bambina, e quando glielo annunciano che è una bambina, lei sviene. E poi dà a Balia la bambina. Cioè ci sono le pagine in cui va a trovare la bambina affidata ad una balia terribile, una contadina sporca, lacera, questa bambina abbandonata, insomma. E lei è di un'indifferenza totale. Quindi altro colpo nel romanzo all'ideale femminile, no? Il matrimonio prima, la maternità poi. Però ecco, di questa donna, così limitata se volete, mediocre, che non ha grandi sentimenti, attraversata certo dal desiderio sessuale, il desiderio dell'incontro felice con l'altro sesso, ma di questa donna, noi con questa donna noi dobbiamo fare i conti con questo personaggio. E riconoscere che Flaubert individua
molto difficili da affrontare rispetto appunto ai modelli prevalenti della società del suo tempo. Certo, Flaubert viveva in un ambiente culturalmente emancipato, qui si potrebbe aprire tutto un grande capitolo del rapporto tra Flaubert e le sue donne, soprattutto una, Louisa Colet, che fu la sua amante per 20 anni. Qui potremmo anche fare tutto un lavoro di riscontro tra Madame Bovary e le lettere epistolari a Flaubertiano, la sua vicenda con le donne da lui amate, però sarebbe un altro tipo di lavoro che non stiamo facendo qui. Però ecco, vi segnalo che c'è tutta una linea interpretativa di Madame Bovary legata a una dimensione autobiografica. E quando il libro andrò sotto processo, non so se si ricordate, ma nel 57 sia Le Fleurs du Mal di Baudelaire sia Madame Bovary andarono sotto processo, accusate appunto di oscenità. Flaubert fu poi assolto perché il giudice decise che in realtà l'adulterio di cui si era macchiata per ben 2 volte Madame Bovary era nelle pieghe del romanzo condannato, quindi Flaubert fu assolto. Però è famosa la frase che lui pronunciò quando il giudice richiese al processo, e queste non sono dicerie, sono i fatti, insomma, come mai era riuscito a rappresentare così bene questa donna, a conoscere i suoi pensieri? E lui aveva risposto: Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary sono io. Perché dà questa risposta? Vabbè. Non solo perché come narratore può essersi immedesimato nel suo personaggio, ma siccome questo personaggio non è poi così amato, non è così, come dire, si sente che non c'è condanna, ma non c'è neanche adesione del narratore, della voce narrante del personaggio. E se la voce narrante, ripeto, non è Flaubert in carne e ossa, ma è la trasposizione dello stile narrativo, no, di questo romanzo, c'è una voce narrante che ci racconta, no? Anche se è molto discreta. Adesso forse ritorneremo anche su questo punto, perché molto spesso il narratore sparisce e utilizza una modalità di racconto che in gergo tecnico si chiama discorso libero e indiretto, nel senso che chi parla è Madame Bovary, perché per raccontare si può usare il discorso libero e diretto, no? Madame Bovary disse, Madame Bovary rispose, 2 punti, poi comincia, virgolette, comincia il discorso, comincia la narrazione, oppure si può eliminare questa modalità e far parlare direttamente il personaggio, quindi il narratore retrocede, perché la voce narrante non è quella del narratore, ma quella del personaggio. E forse viene potrò dare un esempio proprio tra i fogli che credo di aver messo. Difficilissima scelta, non è una scelta questa, è solo così un tentativo di leggere qualche pezzo del romanzo, qualche brano, che poi sembra un'operazione che non si dovrebbe mai fare. Cioè, nel senso che è come far sentire una sinfonia facendo sentire dei pezzettini staccati, interrompendo continuamente la registrazione, tu sei di 2 note, 3 note, 4 note, per cui non acchiappi il motivo dominante, la linea sinfonica. Ecco, la stessa cosa leggere un romanzo, un'opera, pigliando dei pezzettini, insomma, è un'operazione che non è mai corretta, non,
che mai in questo testo, che è, diciamo, la cui voce, diciamo, più complessiva è proprio quella di una densità fonica, di una densità, di un'armonia anche. Tra l'altro sappiamo che Flaubert era molto attento, no? Credo che ve l'ho già detto l'altra volta, la sua ossessione per la parola giusta, quella e solo quella. Quindi, tra l'altro vi consiglio sempre, se comprate il libro, se non lo avete ancora, di scegliere un altro autore, perché insomma, quindi, diciamo, una traduzione sostenuta da chi maneggia la lingua italiana in maniera ricca. E non a caso questo è tradotto, questo che ho io è tradotto dalla Spaziale, che è una poetessa italiana, che è una grande francesista, insomma. Quindi per tornare alla scelta che abbiamo fatto, che ho fatto, non renderà sicuramente la bellezza del testo. Quanto alla trama, se qualcuno ancora di voi, se qualcuno insomma non l'ha ancora letto, la trama è semplice. Tutto ruota intorno a questo personaggio, questa giovane donna che sposa appunto il medico Charles Bovary, delusione matrimoniale, grande inquietudine esistenziale ed emotiva, per cui ovviamente la trasgressione è l'adulterio, doppio adulterio, perché avrà due amanti, uno giovane, anche se ovviamente ben consapevole delle sue armi seduttive, l'altro è addirittura un seduttore seriale, e Emma affida a questi due uomini le sorti della sua vita, illudendosi soprattutto nei confronti di Rodolfo, con cui crede il più seduttore, come l'ho definito io, perché Leone è giovane, Leone poi lo ha perduto di vista, lo ritroverà a Rouen, una sera che va a teatro col marito. Non vi voglio svelare più di tutto, più di tanto, perché insomma, però addirittura con Rodolfo lei pensa di scappare, lui glielo lascia pure credere, prepara, pensa di scappare con lui, quindi, e invece lui le manda in un famoso cestino di albicocche la lettera in cui dice: cara, non è possibile. E lei ha uno schianto proprio, uno schianto anche fisico col marito, che non capisce perché questa moglie che lui adora, che lui ama, che lui ha messo sul piedistallo, di cui non vede assolutamente il tormento. Anche questo, vedete, nel libro è straordinario, perché non è che Charles Bovary ci faccia una gran figura, cioè è un buon uomo, però non vede al di là del suo naso, insomma. Ma come fa a non accorgersi del tormento interiore di lei? Quante volte accade questo nelle coppie, no? Dove uno dei due sta male, soffre, scalpita, e l'altro non si accorge. Quindi c'è questa incomunicabilità, che è un tratto modernissimo del romanzo, secondo me. E poi dopo noi abbiamo parlato di incomunicabilità, insomma, dopo, insomma, è venuto il femminismo, sono venute tante cose, no? La consapevolezza delle donne, ma questa è la nostra storia recente. Flaubert, come dire, mette il dito sulla piaga anche da questo punto di vista. Questa incapacità tra i due sessi di comunicazione. Tra l'altro, un altro elemento della sofferenza di Emma è che lei parla con il corpo, anche questo elemento di grandissima modernità. Le donne parlano sempre con il corpo, ma per molto tempo, e in quel periodo storico ancora di più,
Pensate a tutti i romanzi in cui le donne svengono. Vi siete mai chiesti perché tutte le eroine nell'Ottocento svengono continuamente? Era il linguaggio del corpo proprio, eh? Quando c'è proprio? Sì. C'è una motivazione fisica. Togliti. Sì, c'è questa spiegazione, ma io la ritengo abbastanza maschile questa spiegazione, abbastanza di comodo. Sì, si è cercato anche di capire come mai, avevano il corsetto stretto, il vitino di Vespa, quindi no, diaframma schiacciato, però io ci credo molto. Ma è una cosa che mi ha provato, è proprio qui. Quindi... Sì, però. Io penso che erano anche molto abituati. Pensa alle geishe, io quando mi si fa questa osservazione penso sempre ai piedi delle geishe. Se c'è una tortura femminile inimmaginabile in Occidente, che il piede, lo sapete il piede della geisha, no? Che da piede normale deve diventare una specie di moncherino simile a quello delle papere, mi pare, insomma comunque di un animale, perché al maschio giapponese piaceva molto quel saltellare. Una cosa terribile, con le ossa del piede che vengono piegate, rotte. Ma le piccole impedivano la crescita ossea. Come? Impedivano la crescita ossea, i dolori. Con dei dolori atroci, capito? E allora io dico, boh, il corsetto. Sì, sicuramente. Schiacciava il diaframma, questo vitino di Vespa, queste costrizioni della moda. Ma pensiamo anche nel 700, nel 600, quei bustini, no? Però io penso che il linguaggio delle donne per secoli è stato il linguaggio del corpo. Perché era quello più immediato, era quello che più tendeva a suscitare una reazione sicuramente di protezione, sicuramente di pietà, sicuramente di comprensione da parte dell'altro sesso e in qualche modo per bilanciare, no, il divario di potere che c'era tra i sessi, per renderlo meno spaventosamente dispari, come dire. Comunque, tornando a Emma parla molto con il corpo e quando appunto Rodolphe, su cui lei ha investito moltissimo perché è convinta di scappare con lui e quindi di uscire da questa prigione coniugale, la pianta di brutto, lei si ammala proprio fortemente, non solo sviene, ma si ammala. Quando, dopo aver letto, diciamo, il biglietto, non solo stramazza, ma per molto tempo stare male, malissimo. Perde proprio interesse alla vita, insomma, con questo marito che si affanna attorno e non capisce. Comunque, tornando alla domanda iniziale, c'è qualche riflessione da parte vostra rispetto... Intanto, scusate, non è che voglia... Chi già conosce Madame Bovary? Chi l'ha già letto? Io ho detto dai tempi. Certo. Ma il testo che anche io ho riletto un tempo fa, perché non lo ricordavo, io poi insomma sono le libri che ripeto il proprio altro, ho letto che lo dice tardi. È stata una buona versione, anzi più di una, versione cinematografica. Ah certo. E per cui non mi hanno questo. Tra l'altro ci sono delle buone versioni. Mi pare tanto che l'artista è proprio una francese. Attrice molto magra che fa questi film spesso dove rappresenta donne anche tormentate,
Ed è stato interpretato come appunto un'immedesimazione molto forte di lui nel personaggio, e questo c'è sicuramente, perché Flaubert è un profondo osservatore della psiche femminile, insomma, no? Anzi, da questo punto di vista direi che è uno tra gli autori più attenti alle dinamiche psicologiche. Però ecco, forse c'è anche di più, perché appunto, come si nota dall'epistolario, dal suo rapporto con Louise Colet, che fu la sua amante per 20 anni, che era una scrittrice, una donna di mondo, era una donna molto intelligente, più vecchia di lui, che tra l'altro li tiene a distanza, per esempio le impedisce di andare a casa sua a Croissy. A un certo punto, un giorno lei si presenta, che si vede che insomma come amante si sentiva proprio insomma trattata male, e lei si presenta così, e lui non la fa entrare in casa, insomma. Un rapporto molto dibattuto, molto, però un rapporto importante, e ci sono molti aspetti di l'indole di Flaubert che sono specchiato in Emma, e anche questo è molto interessante, cioè forse per la prima volta, che poi non lo so, non trovo tanti confronti, uno scrittore maschio non esita a travasare nel personaggio femminile alcuni tratti della sua indole, per esempio l'irrequietezza di Flaubert, che lui sfoga in un altro modo, nei viaggi esotici, per esempio, che è come il corrispondente geografico dei viaggi mentali di Emma, non so, eh? Emma, adesso leggiamo qualche cosa, veleggia sempre su un immaginario sociale, ma anche di luoghi, Parigi, leggeremo il pezzo su Parigi, che ovviamente non corrisponde alla realtà vera, insomma, o perlomeno è parziale. Beh, anche Gustavo è molto rinvieto, e ne fa i suoi viaggi, erano anche viaggi che nell'epoca dovevano completare l'educazione, in qualche modo, no? Delle persone della borghesia colta, pensate anche al viaggio in Italia, il viaggio in Italia era d'obbligo, il voyage en Italie era d'obbligo, perché bisognava guardare le rovine, perché bisognava trovare i monumenti, non c'era personaggio colto e denaroso che non scendesse in Italia, magari si fermava a Roma, perché ancora, no? L'Italia greca, Testum, la Sicilia, vedranno un po' più avanti, però ecco, il viaggio era il completamento dell'educazione e della cultura, e Gustave non è meno irrequieto, però ecco, Gustave va anche in Oriente, Gustave va a Istanbul, va in Turchia, va. Quindi c'è l'irrequietezza. Gustave, come Emma, è attratto dalla borghesia, anche se poi è attratto dal mondo borghese, anche se poi intellettualmente se ne vuole distaccare, perché mai uno scrittore può essere organico
no? Alla classe borghese, soprattutto quella classe borghese che in quel periodo storico sta diventando una classe bottegaia, no? Una classe, perché parliamoci chiaro, c'è stato questo passaggio dall'aristocrazia terriera, perché per secoli la ricchezza è stata terriera, i merci erano affidati alle scale, ai gradini più bassi della scala sociale, e quando mai un ricco si metteva a commerciare, no? Poi a un certo punto invece con l'industrializzazione, col movimento in tutta Europa e non solo in Europa ma anche transoceano, il commercio, l'industria e la finanza diventano il banco di prova per fare i soldi, no? Per arricchirsi. Però Flaubert conserva ancora, secondo me, l'atteggiamento del proprietario terriero. Flaubert era ricco di suo, non era povero. Poi dilapida il patrimonio anche per generosità, per aiutare questa nipote che si è sposata male, insomma. Però Flaubert era ricco. Quindi da un lato questa borghesia, quella più colta, quella più raffinata, lo attrae. Lui frequenta il salotto della principessa Matilde a Parigi, cioè, quando diventa famoso lui frequenta la corte, attenzione. Quindi da un lato questa estrazione, diciamo alto borghese, e quindi un'attrazione, dall'altra però, quindi Madame Bovary se muore. E poi la sessualità, perché no? La sessualità, una sessualità accesa sicuramente, con qualche caratteristica, per esempio il fatto che Louise Colet è più vecchia di lui, di 10 anni, 10 o 12, mi ricordo bene, e poi c'è anche una sua fissazione giovanile. Lui aveva conosciuto una donna sposata, aveva 16-17 anni, era rimasto folgorato da questa immagine femminile, questa moglie di questo notaio. Insomma, per molti anni, per molto tempo, il sogno segreto di Gustave è lei, non è Louise Colet. Quindi questo sogno d'amore, questa idealizzazione del rapporto amoroso che c'è in Gustave, nella sua esperienza, cioè ci sono degli elementi in cui, ecco, uno scrittore travasa qualche parte di sé, uno scrittore maschio, insomma, che scrive, travasa qualche cosa di sé in un personaggio femminile. Questo è molto interessante. Quindi Madame Bovary se muore, risposta spiazzante, perché già dire, come se noi dicessimo la signora Rossi, come se un nostro amico scrittore dicesse la signora Rossi sono io, come sei tu? Subito sguardo perplesso, no? In questo periodo subito sarebbe vista come una ambiguità sessuale, a parte che anche a vedere il linguaggio che usano lui, Maxime Ducamp, il suo amico, insomma, non è che fossero estranei a esperienze omosessuali, anche quello faceva parte dell'apprendistato esistenziale, Gustavo come suo amico Maxime, insomma. Lo dicono proprio, si scambiano anche, soprattutto quando vanno in Oriente, soprattutto quando fanno il viaggio, che lui lo fa con gli amici, appunto, gli amici della vita. Vuoi morire prima, ma Maxime Ducamp è solo tra l'altro i suoi primi lettori dell'opera, no? Che condannano subito, cioè una schifezza, lascia perdere, proprio mettiti a scrivere un'altra cosa. Quindi esperienze erotiche, anche diciamo fuori norma, la curiosità, no? Della sessualità libera, no? Quindi
Quindi anche in questo, voglio dire, Gustavo forse può capire l'eroina che ha creato, no? Perché sicuramente Emma nella sessualità, forse le uniche volte in cui riconosce se stessa, nel senso che si sente, come dire, nella sua dimensione più autentica, è proprio nel rapporto sessuale, per quanto breve magari, però soddisfacente, soprattutto io direi con Rodolfo, no? Cioè, ma Emma insegue la propria identità, però sicuramente riesce nella dimensione sessuale, anche se Flaubert è molto parco, Flaubert non descrive mai questo aspetto, però descrive l'effetto su Emma che si sente, come dire, si sente nel suo proprio sé più profondo quando incontra l'altro in una dimensione di riconoscimento vero a livello sessuale. Ovviamente è una sua fantasia, perché è molto difficile sapere se anche l'altro, no, condivide, però l'importante è che Emma, no, quando anche la prima volta dice ho un amante, si mette davanti allo specchio, ho un amante, lo dice con un grido di trionfo, perché evidentemente quella sua scelta di andare, di trasgredire, costruire addirittura la trasgressione, beh, è comunque un atto di volontà, insomma, che riconosce come proprio. Quindi io ho l'impressione che in comune abbiano questa... Togliete la cosa, che io sono sorda. Abbiano la tendenza a voler controllare la realtà. Perché lui, Flaubert, perché non accetta che Nicole vada da sola? Perché lui vuole vedere se lui ha controllato la situazione. Non accetta che lei vada a casa sua, perché se è lei che ha preso l'iniziativa. E lo stesso Madame Bovary non accetta che nasca una figlia. Lei ha detto che è maschio, nasce una femmina che non sopporta che la realtà smentisca, perché non ha, si rende conto del controllo sulla realtà. La realtà è una cosa diversa da quello che lei pensa. Ah, certo. E quindi in comune, certo, perché siamo uomo e donna, però entrambi devono controllare la realtà, non si lasciano penetrare dalla realtà, e avere una comunicazione che è cambiamento, trasformazione. E lo stesso quando Rodolfo poi, insomma, le manda questa lettera, è la smentita, cioè la realtà è una cosa di bene, non la controllo più. No, certo. Allora, sicuramente la dimensione esistenziale prevalente di Emma è velleitaria, cioè lei è velleitaria, nel senso che scambia sempre il suo desiderio, la sua proiezione fantasmatica per realtà. E poi l'altro elemento è che non riesce a utilizzare la realtà che ha per farne qualcosa, come fanno tutti, perché tutti dobbiamo a un certo punto della nostra realtà farne qualcosa, dare un senso, perché se no saremmo spacciati, prima di tutto perché la vita va sempre in maniera opposta o diversa o contraria a quella che tutti noi in qualche fase della nostra vita ci siamo prefigurati, no? Tu potremmo veramente dire tutti Madame Bovary se vuoi, e chi di noi non ha avuto delle proiezioni sul futuro, sul matrimonio, sul rapporto di coppia, sul rapporto con i figli. Poi la realtà ti smentisce, ti mette davanti un'altra dimensione, però tu ne fai qualcosa di questo reale, te lo devi aggiustare, te lo devi far aderire, perché se no non è possibile. Invece Madame Bovary, ma invece da un certo punto di vista è quasi, non dico ammirevole, però l'unica tenacia che ha è quella di non accettare la realtà com'è, no? Cioè lei non si adegua, questa realtà è troppo refrattaria, troppo, ecco. Però dall'altra è velleitaria,
che chi legge dice ci siamo, nel senso che e quando poi alla fine tutto crolla, infatti l'unica soluzione è acchiappare col pugno addirittura, no? In maniera quasi lascerico, ficcarsi in bocca, no? Prendendo di sorpresa il farmacista che ha lasciato lì custodito insieme al veleno, e morire, perché anche lì ancora una volta non accetta la realtà. No? C'è quindi la vicenda, come vicenda, è, se volete, estremamente lineare, no? Potremmo dire in due parole: una donna borghese che non accetta la vita che ha, si fa due amanti e poi si suicida. Punto. Questo è Madame Bovary. Però, ecco, rispetto a questa trama così scarna, così inevitabilmente, non dico tragica, lo è, però. Abbiamo talmente seguito Madame Bovary in tutti i suoi fallimenti che quasi ci aspettiamo, insomma, questa fine che però è terribile. Io non ho selezionato le pagine dell'agonia, perché sono terribili, perché in questo poi Flaubert manifesta la sua scelta che la letteratura non sia un velo che addolcisce la realtà, ma l'agonia descritta punto di vista fisiologico, no? Un'agonia terribile, però il libro non anche qui, il libro non finisce, il romanzo non finisce con, no? Perché poteva essere un finale in crescendo, in un crescendo tragico, addirittura insopportabile alla lettura, no, però non finisce, perché dopo di lei la vita va avanti, no? Certo, una vita di chi le sopravvive molto triste, perché poi chiaramente Charles non ha capito niente, il marito, poi viene a sapere in un incontro con Rodolphe, che Rodolphe è stato il suo amante, e mentre Rodolphe è anche imbarazzato, Charles ormai è spento, non registra più il dolore, no? Morirà anche lui, e l'ultima immagine del romanzo è la figlia, no? Berthe, che ovviamente da orfana avrà la conclusione miseranda della sua vita, no? Quindi diciamo che, ecco, questo romanzo si dice che Flaubert non giudica, ed è vero, però sicuramente l'ombra della vita e degli errori, chiamiamoli così, di Emma, è un'ombra che si proietta, no? Soprattutto, non dico sul marito, ma sulla figlia, no? Questa bambina già non amata, già trascurata, già non capita, anche quando se la riprende in casa, a un certo punto se la riprende, perché lei cerca sempre, Emma cerca sempre un nuovo ruolo, no? Allora a un certo punto, quando muore la madre, è una fanciulla disperata perché è morta la madre, allora prega, fa. Quando si sposa fa la brava padrona di casa, poi insomma, lei cerca sempre un ruolo, no? Poi si stufa, perché è una donna inquieta, una donna che appunto non trova la sua identità profonda, non la trova, la proietta sempre in una dimensione fantasmatica, no? Poi a un certo punto può fare la buona madre, poi insomma. E quindi, come dire, questa inquietudine, questo non trovare la propria dimensione esistenziale, beh, è un tratto che secondo me nella dimensione della femminilità e anche per la storia delle donne, insomma, questo è un romanzo che secondo me dovrebbe sempre essere interrogato da
vista, perché ha una sua validità ancora oggi, al di là, capito, della storia in sé. È una discesa all'interno della dimensione della femminilità che ancora può dirci, no? Molto. Allora, cosa vogliamo... Cosa pensi di questa mia considerazione? Emma è una figura di donna che a me non piace, cioè mi sta antipatica, diciamo. È un'anticipazione della figura di femminile. Scusa, alza la voce perché sono sorda. È una... È un'anticipazione, in qualche modo, dell'inizio poi del romanzo del fine 8, inizio 900. Io la trovo da un lato coraggiosa quando esce dagli schemi della visione femminile romantica, no? Sì. Come hai detto tu, la mistica della maternità, mi sembra un tema veramente moderno. Non è conformista. Ecco, va fuori di quegli schemi. Poi però non riesce a trovare una sua identificazione se non in rapporto all'uomo. Certo. E questo è il grande limite, diciamo, è ciò che poi le procura. Cioè lei non riesce a essere una persona con degli interessi, con una sua identità, una voglia di fare, solo in dipendenza dall'uomo. E questo è invece estremamente arretrata, insomma, no? Cioè, poi è quello che la prega in qualche modo, perché diventa questo desiderio, questa voglia di... Cioè, la vedo poi molto, molto egoista, molto chiusa nel suo individualismo, in senso negativo, capito? Non riesce a fare un passo oltre. E poi è vero che le procura tutto questo, dolore, sofferenza, però la trovo lì superficiale, cioè incapace di realizzare qualcosa. Come dicevi tu prima, si proietta in questo mondo un po' drammatico, però poi non riesce, perché è così, perché lo scontro tra l'ideale e il reale sarà sempre uno scontro comunque, no? Potremmo arrivare a un equilibrio di ideale realtà. E questo quindi, questo poi lasciarsi vivere, cioè lasciarsi andare, eccetera, mi sembra che può anticipare, infatti Flaubert è anche un lontano, no, anticipatore in qualche modo dei talenti, non c'è soltanto, no, il realismo, il naturalismo. Come no? Cioè. No? Quindi possiamo dire che un po' anticipa questa sua insoddisfazione continua, appunto, la figura che definiamo dell'eletto, anche se poi nei romanzi decadenti l'eletto è quasi sempre un uomo, no? Qua invece è una figura femminile, questo Flaubert non so che può essere una figura femminile, anche se poi dice Madame Bovary c'est moi, quindi una sorta. Ecco, questo Madame Bovary. Il problema è, posso dire, è un netto anche libera. Cioè, il problema è che era così, no? Cioè, noi che veniamo dopo siamo passati attraverso tutta un'altra dimensione, no? Ma chiediamoci com'era quella fase storica. Quella fase storica, la dimensione della sessualità e dell'appoggio a un uomo era, come dire, naturale, tra virgolette. Non so se mi spiego. Un'azione che avevano veramente era naturale. Soddisfa una sua profonda, istintiva, naturale
po' di costrizione ci sarà stata, però in fondo c'è stata anche la sua scelta, no? Arrivare al matrimonio. Che la cultura del tempo era. Era così, però. Bisogna arrivare vicino a Wolf per cominciare a dire, no? C'è un'altra consapevolezza femminile, almeno vicino a Wolf, perché era così. Scegliere veramente è difficilissimo. Io a pagina 60 delle fotocopie è un punto del romanzo interessante perché vicino casa, insomma, nello stesso distretto dove abitano Charles e Emma, c'è il marchese d'Andevilliers che invita questa coppia, ovviamente il medico del paese, lo invita ad una festa, no? E quindi addirittura soggiornano, si fermano per una notte nel castello di questo marchese e c'è questa festa danzante, no? Quindi è un momento in cui Emma può uscire, diciamo, dalla monotonia della sua vita e però approda in questa dimensione di grande eleganza, di grande sfarzo, no? E quindi è un'esperienza da un lato esaltante, ma dall'altro frustrante, perché poi dovrà tornare alla vita
precedente. E quindi abbiamo questo pagina 60 in cui abbiamo, appunto, leggo: dopo la cena servita con molti vini di Spagna e del Reno, brodo di crostacei e latte di mandorle, pudding alla Trafalgar e ogni genere di carne fredde immerse nella tremolante gelatina dei vassoi, una dopo l'altra le carrozze cominciarono ad andarsene. Scostando il lembo del tendaggio di mussola, si vedeva allontanarsi nel buio il lumicino delle loro lanterne. Sui divanetti non restò nessuno. Pochi giocatori si aggiravano ancora, i suonatori si rinfrescavano la punta delle dita sulla lingua, Charles sonnecchiava con la schiena appoggiata a una porta. Alle 3 del mattino inizia il cotillon. Emma non sapeva ballare il valzer. Tutti lo ballavano, anche le signorine d'Andervier e la marchesa. Non rimanevano che gli ospiti del castello, una dozzina di persone circa, tra cui c'è Emma, appunto, con Rito. Tuttavia, uno dei ballerini, che veniva familiarmente chiamato Visconte, dal gilet coperto come modellato sul terrace, venne a invitare per la seconda volta Madame Bovary, assicurandole che le avrebbe guidata lui e se la sarebbe cavata benissimo. Cominciarono lentamente, poi si lanciarono, volteggiavano, tutto volteggiava intorno a loro, le lampade, i mobili, le pareti di quercia, il pavimento, come un disco ruotante su un perno. Passando davanti all'apertura delle porte, il vestito di Emma si avvolgeva in basso ai calzoni di lui. Le loro gambe si incrociavano, lui passava lo sguardo su di lei, lei alzava il suo ad incontrarlo. Si sentiva invadere da un senso di languore, si fermò. Ricominciarono, il Visconte la guidò in un ritmo più rapido e scomparve con lei in fondo alla galleria, dove, trafelata sul punto di cadere, Emma per un attimo gli appoggiò la testa sul petto e poi, sempre volteggiando, ma più lentamente, lui la riportò al suo posto. Lei rovesciò il capo contro la parete e si mise una mano sugli occhi. Quando li riaprì, una signora seduta su uno sgabello al centro del salone aveva ai suoi piedi tre virtuosi del valzer che l'invitavano. Scelse il Visconte e lui li attaccò. Tutti li guardavano, passavano e ripassavano, lei con il busto immobile e il mento abbassato, lui nella stessa posizione di prima, il dorso inarcato, il volto piegato, la bocca in avanti. Era brava nel valzer, quella. Ecco, questa è la voce di Emma, il discorso in diretto video. Continuarono a lungo e stancarono tutti gli altri. Le chiacchiere si protassero ancora per poco e dopo la buonanotte per benedire il buongiorno, gli ospiti del castello se ne andarono a dormire. Charles si aggrappava stancamente alla ringhiera, le gambe si rifiutavano di sostenerlo. Aveva trascorso 5 lunghe ore sempre in piedi, davanti ai tavoli, a seguire il whist senza capirci niente. Perciò emise un gran sospiro di sollievo togliendosi gli stivali. Emma si apposta in uno scialle, aprì la finestra e rimase lì, affacciata. La notte era nera, cadeva qualche goccia di pioggia, aspirò il vento umido che rinfrescava le palpebre, la musica del ballo le ronzava ancora nelle orecchie, si sforzava di rimanere sveglia per prolungare l'illusione di quella vita lussuosa che fra poco avrebbe dovuto abbandonare. Spunto l'alba, lei indugiò con lo sguardo sulle finestre del castello, cercando di indovinare quali fossero le camere di quanto la sera prima le erano rimaste impresse. Avrebbe voluto saper tutto delle loro esistenze, penetrarvi, confondersi, ma tremava di freddo. Si svestì e si raggiungiò la lenzuola contro Charles, che doveva, ecco, la realtà e il sogno. E girando la pagina, siamo un po' più avanti, dopo essere stati in questo castello ancora di più terribile all'entrata nella vita e nella quotidianità, allora cosa fa? Si compra, a parte che anche questo Flaubert è un anticipatore, quando Emma è disillusa o annoiata, la prima cosa che fa è compra degli oggetti. Si sfoga. Oggetti ovviamente incongrui per la sua vita, oggetti di lusso, oggetti che non corrispondono alle sue abitudini, però è una compensazione, no? È una compensazione, un meccanismo tipico che Flaubert individua subito. Allora cosa fa? Nella pagina precedente, pagina 65, è talmente ormai incapace di stare nel
della vita che ha, che si compra una pianta di Parigi. Compra una pianta di Parigi, quelle un Debian, no? La pagina non ce l'avete voi, ci attacchiamo però a quello. Prende una pianta di Parigi, con la punta delle dita la percorre passeggiando, illudendosi di passeggiare nelle vie di Parigi. E poi vedete. E poi cerca di informarsi, no? Tutto quello che succede nella capitale, no? Come adesso noi abbiamo i giornali, quelli che dicono che cosa fanno i divi del cinema, no? Sugli yacht, delle feste, la stessa roba, la stessa roba. Cioè, quelli che non possono vivere una vita ritenuta di lusso, cosa fanno? Comprano il giornaletto dove i nobili decaduti o le divi del cinema fanno questa vita, no, rutilante, stesso meccanismo, compensatorio, insomma, no? Era al corrente dell'ultimo grido della moda, sapeva gli indirizzi dei brani sarti e i giorni in cui si andava a Guadalupe Bologna e all'Opera. Studiò gli arredamenti descritti da Eugène Sue, Lesse Balzac e Charles Sand, cercando dei fantasiosi pagamenti per le sue personali pramusie. Perfino a tavola si portava dietro il libro e voltava le pagine, mentre Charles, parlandole, mangiava. Il ricordo del visconte era ricorrente nelle sue letture, faceva confronti fra lui e i personaggi di fantasia, ma il cerchio di cui lei era il centro, poco a poco gli si allargò intorno e quella sua aureola gli si allontanò dal viso e andò a diffondersi più lontano, a illuminare altri sogni. E qui abbiamo proprio la voce di Emma, a questo momento. Non è la voce del narratore, ma è la voce di Emma, discorso in diretto libero. Parigi, più vasta dell'oceano, brillava dunque gli occhi di Emma in un'atmosfera vermiglia. La sua fitta e tumultuante esistenza si suddivideva però in diverse parti, si classificava secondo quadri distinti. Emma ne percepiva solo due o tre, tali da nascondere tutti gli altri e sufficienti a rappresentare ai suoi occhi l'intera umanità. Il mondo delle ambasciate incideva su pavimenti lucenti, in saloni tappezzati di specchi, intorno a tavoli ovali ricoperti di un tappeto di velluto a frange d'oro. Lì c'erano abiti a strascico, grandi misteri, angosce dissimulate dal sorriso. Poi veniva l'ambiente delle duchesse. Tutti pallidi, avvezzi a svegliarsi alle 4 del pomeriggio, le donne, poveri angeli, avevano la balza della sottana ricamata a punto inglese, gli uomini ingegni misconosciuti, sotto apparenze futili, mettevano a dura prova i cavalli in gite e cacce, andavano a trascorrere la stagione estiva a Baden-Baden e poi al traguardo dei 40 anni sposavano ereditiere. Nelle salette riservate dei ristoranti, dove si cena dopo mezzanotte al brillio delle candele, rideva la variopinta folla dei letterati e delle attrici. Personaggi prodighi come re, traboccanti di eccessi ambizioni e di fantasiosi deliri. Come lo vedete in queste due righe, no, da parte di Gustavo, anche l'autoironia per i letterati in cerca di successo dei suoi tempi, no? Gli scrittori, gli artisti di Parigi. Era un'esistenza al di sopra delle altre, fra cielo e terra, in piena bufera, qualcosa di sublime. Quanto alla residua umanità, era sfumata, indeterminata, come non esistente. Del resto, più le cose erano vicine, più il suo pensiero se ne distogliva. Quando restava immediatamente intorno, campagna noiosa, piccoli borghesi imbecilli e mediocrità dell'esistenza, le sembravano un'eccezione nel mondo, una combinazione accidentale in cui proprio lei fosse incappata, mentre al di là si stendeva a perdite d'occhi l'immensa contrada delle felicità e delle passioni. Nel suo desiderio confondeva le sensualità del lusso e le gioie del cuore, l'eleganza dei costumi e le delicatezze del sentimento, l'amore. Non esigeva forse, come le piante indiane, terreni adatti e una particolare temperatura? Sospiri a chiara di luna, lunghi abbracci, lacrime che cadono su mani abbandonate, ogni febbre della carne, ogni languore della tenerezza erano insomma indissolubili dai veroni dei grandi castelli
ricettacoli di piaceri, da un salottino, un cortile di seta, un morbido tappeto, giardinelle fiorite, un letto rizzato da una pedana, scintillio di pietre preziose, galloni di libertà. Ecco, questa è la nomenclatura del sogno, è incredibile, no? Cioè proprio c'è l'incapacità di costruire, diciamo, organicamente una dimensione del reale tutto frammentato, no? Perché è la sua coscienza, la sua interiorità che non trova una identità salda. L'inserviente del postiglione, ecco qui termina la reverie, no? Il sogno a occhi aperti di Emma, le ambasciate, le cose, è tutto nella sua mente. L'inserviente del postiglione, che ogni mattina veniva a strigliare la giumenta, attraversava l'andito con i suoi grossi zoccoli, aveva la casacca lace e i piedi nudi dentro le scarpacce, questa è la realtà, eh? Era il grom in polpe di cui bisognava accontentarsi. Altro che il servitore in livrea, no? Perché la polpa era la livrea dei camerieri nelle case aristocratiche. Finito il lavoro, non ritornava più nel corso della giornata, infatti Charles, rientrando, portava lui stesso il cavallo nella scuderia, lo liberava dalla sella e gli metteva la carezza, mentre la cameriera portava un fascio di pane e bene o male lo gettava nella mangiatoia. Quindi qui c'è proprio lo stridore proprio della realtà che lei immagina e la realtà sua, no? La dimensione sua. Poi abbiamo, ma ripeto, sono scelte che è difficilissimo la pagina, facciamo un salto enorme come vedete, però ho preso questa fotocopia perché qui c'è quando lei rincontra appunto Leonna, no? Cioè quando, insomma, c'è il personaggio di Leonna, pagina 120. Il personaggio di Leonna, la prima volta che lo conosce, in questa fase è diventata una donna di casa molto accurata, molto attenta, perché appunto ha cambiato, diciamo, il suo modo di porsi nei confronti anche della casa, del marito. E infatti dice all'inizio di pagina, riferendosi a Charles: ora i suoi gilet non mancavano le fodere, né le camicie, i cotoni, ed era bello vedere tutti i berretti di cotone ordinati nell'armadio in pile uguali. Lei non era più restia come una volta a fare quattro passi in giardino. Ciò che lui proponeva veniva subito accolto, per oscuro che le apparisse il volere al quale cedeva senza fiatare. No? Perché poi Charles, ogni volta che lei cambia atteggiamento, si adegua subito, no? Perché non la capisce, però si adegua perché ovviamente è innamorato di lei. E quando Leonno lo vedeva tanto fuoco dopo cena, con le mani sul ventre, i piedi sugli alari, la guancia arrossata per la digestione, gli occhi umidi di felicità, mentre la bambina si trascinava sul tappeto e quella donna dalla dita sottile se lo baciava sulla fronte della scaliera della poltrona, perché lei fa la brava mogliettina, quindi Leonno osserva la scena. Sono proprio pazzo, diceva, come arrivare fino a lei. Gli apparì dunque tanto virtuoso e inaccessibile da fargli perdere ogni più vaga speranza, perché Emma ha messo su l'atteggiamento della moglie fina, attenta, della buona padrona di casa, quindi insomma è la fase, diciamo, in cui lei vuole apparire, mentre dentro di sé invece è attratta da Leon. In forza di questa rinunzia, però, la vedeva in una luce di prodigio. Qui il narratore, come vedete, approfondisce anche il meccanismo amoroso in Leon. È molto attratto Flaubert da questa, come dire, dalla fisiologia del rapporto amoroso. Infatti, vedete. Gli apparì dunque
tanto virtuosa e inaccessibile da fargli perdere ogni più vaga speranza. In forza di questa rinunzia, però, la vedeva in una luce di prodigio, la spogliò di quelle qualità carnali che nulla avevano in serbo per lui. E nel suo cuore lei salì sempre più in alto e si allontanò alla maniera stupenda di un volo d'apoteosi. Quindi anche Leon non è, diciamo, immune da quella dimensione tossica, perché anche lui trasfigura Emma e lo fa secondo il cliché romantico. Quindi vedete, la dimensione, diciamo, fantasmatica è anche del maschio, Quindi questo Flaubert è un narratore straordinario, un osservatore proprio, più che un narratore, conosce profondamente i meccanismi umani, no? Era uno di quei sentimenti puri che non intralciano lo svolgersi della vita, che si coltivano per la loro varietà e di cui sarebbe più dolorosa la perdita di quanto sia esaltante il possesso. È vero, l'innamorato gode nel soffrire, ha la, diciamo, la prova del suo amore, perché se tu non soffri per l'amore, vuol dire che non sei innamorato, no? Questo è un altro cliché del rapporto amoroso, un altro meccanismo che tutti abbiamo sperimentato. E se un giorno ci svegliamo e l'altro non ci interessa più, dice: cavolo, allora non ero innamorata. Non ero innamorata, perché se non soffri, non sei innamorata. Guardate la frase: e di cui sarebbe più dolorosa la perdita di quanto sia esaltante il possesso. Emma dimagrì perché lei fa la brava mogliettina, in realtà sta malissimo, si macina dentro, no? E si fecero palle delle guance e filato il volto, con quelle bande corvine, i vasti occhi, il naso diritto, le movenze da uccello, e ora sempre così silenziosa, non sembrava che attraversasse l'esistenza, sfiorando la pena, recando in fronte l'oscuro marchio di qualche sublime predestinazione? Era tanto triste, tanto calma, tanto soave e insieme tanto riservata, che accanto a lei ci si sentiva avvolgere in un sortilegio glaciale, simile al brivido che ci coglie nelle chiese al profumo dei fiori unito al gelo dei marmi. Nemmeno gli altri potevano sottrarsi a quella seduzione. Il farmacista diceva: è una donna di gran classe che non starebbe affatto male in una sottoprofitto, perché il farmacista poi è quanto di più borghese c'è nel romanzo, no? A parte che è fissato con la scienza, quindi da un certo punto di vista fa l'alfiere del pensiero scientifico, però poi è un borghesuccio, no? È un personaggio straordinario, insomma, eroico, perché poi ci sono tutti questi personaggi minori nel romanzo, c'è tutta, non dimentichiamo il sottotitolo del romanzo, lo studio di provincia, per cui ci sono poi questi personaggi minori. Le borghesi ammiravano il suo senso dell'economia, i clienti la sua gentilezza, i poveri la sua carità. Ma lei traboccava di bramosie, di rabbia, di odio. Quel suo vestito ben pieghettato nascondeva un cuore sconvolto e quelle labbra tanto pudiche non ne raccontavano la tempesta. Era innamorata di Leon e cercava la solitudine per potersi abbandonare al piacere di evocarne l'immagine. La vista della sua persona turbava la volontà di quella meditazione, Emma palpitava al rumore dei suoi passi, ma quando lui era presente l'emozione si spegneva, lasciandole solo un immenso stupore che finiva in tristezza. Quando usciva disperato dalla casa di lei, Leon non sapeva che subito dopo Emma si alzava per vederlo ancora nella via. Era in ansia per quello che faceva, ne spiava il viso e inventò tutta una storia per trovare il pretesto di visitare la sua camera, perché lui ha preso una camera nell'albergo, no? Quanto era fortunata la moglie del farmacista a dormire sotto il suo stesso letto. I suoi pensieri piombavano continuamente su quella casa,
come i piccioni degli Yondò che andavano proprio in quelle grondaie a intingere le zampe color di rosa e le ali candide. Ma quanto più era consapevole del proprio amore, tanto più Emma lo reprimeva, perché non apparisse, per diminuirlo. Avrebbe voluto che Leon lo sospettasse e fantasticava di casi e catastrofi tali da venirle in aiuto. A frenarla era probabilmente la pigrizia o la paura e anche il pudore, perché non ha ancora saltato il fosso, cioè non ha ancora trasgredito. Quindi quel narratore le concede anche il pudore, che non avrà più, perché come vedremo nel proseguo del romanzo, quando poi diventa l'amante di Rodolfo, va di notte, insomma, riesce a, come dire, a raggiungerlo quando vuole, insomma. Adesso è ancora trattenuta, no? Pensava di averlo respinto troppo lontano, che fosse troppo tardi, che tutto fosse perduto. Poi l'orgoglio, la gioia di dirsi sono virtuosa. Terribile questa cosa qua, terribile. Questo autocompiacimento, no? Quindi, e di contemplarsi allo specchio in pose assegnate, la consolava un po' del sacrificio che credeva di fare. Oh, non so se avete notato, l'ha descritta un po', voglio dire una parola su questo. Noi, l'immagine è un altro, secondo me, colpo di scena straordinario del romanzo, non colpo di scena, no, detto male, è un'altra grande abilità di Flaubert. Tutta la descrizione fisica di Emma è disseminata nel romanzo. Cioè noi non abbiamo una descrizione a tutto tondo all'inizio. Noi, per figurarci questo personaggio, dobbiamo mettere assieme i pezzi, così come della sua fisicità, i capelli corvini, gli occhi che abbiamo visto hanno un colore diverso, uno marrone, uno nero, le ciglia nere. Però dobbiamo noi mettere insieme i pezzi che il narratore dissemina nel romanzo, così come in effetti per tutta l'opera noi mettiamo insieme i pezzi della personalità di Emma. A me ha fatto sempre questa impressione, perché siccome è un personaggio che ci sfugge, perché lei per prima non ha una idea di sé ferma e assume tutte queste dimensioni, o la figlia che piange la morte della madre, o la buona brava mogliettina, hai capito? Allora noi come dobbiamo ricostruire questa personalità scissa, questa personalità frammentata? Così dobbiamo fare con l'immagine della fisicità di Emma. Non c'è il ritratto di tipo manzoniano, tanto per intenderci. Non voglio dire Lucia, pensiamo al ritratto della monaca di Mondo del Manzoni. Stupendo, stupendo, inarrivabile ritratto, tutto in bianco e in nero. Però lì c'è una... insomma, è lei tutta, no? Poi verranno i capitoli in cui sappiamo tutto di Gertrude. Però quando compare dietro la grata, no? C'è questo ritratto straordinario di Alessandro Manzoni, questo romanzo che è una pietra miliare della nostra cultura letteraria, e guai alla scuola se lo lascia cadere, perché è veramente una cosa abominevole, perché Come si sposi sono veramente un grande testo della nostra cultura, no? Altro che... Quindi, ecco, però il personaggio di Emma è disseminata la sua descrizione. Devo dire che poi la descrizione della morte è, come dire, tutta intera, e quella sarà terribile. Oh, comunque... facendo un altro salto, però guardiamo ora, perché poi magari quanto sono i minuti che sono? Quanto tempo abbiamo qua? Quasi mesi e mezzo, è finito. Allora.
c'era il progetto di fuggire con Rudolfo, pagina 216. Vai. È finita? Sono le 6:30. 5 minuti mancano. 5 minuti e le 6:30. Lo sguardo su una carabina da maschinata che brillava nella panoplia, ma quando si è tanto poveri non si investono soldi in un calcio di fucile, non si acquista una pendola intarsiata di tartaruga, continuava indicando l'orologio di Bruno, né fischietti di vermeil per i frustini, e li andava toccando, né ciondoli per l'orologio, oh, lui non si fa mancare niente, nemmeno un portalicuore in camera. Ami te stesso, tu vivi bene, hai un castello, fattorie, boschi, vai a caccia, fai viaggi a Parigi, non ci fosse che questo, esclamò prendendo sul cammino i suoi gemelli da polso, la minima fra tanti quisquilli. Se ne può ricavare denaro, ma non li voglio, puoi tenerteli, e lanciò lontano i due gemelli, la cui catenella d'oro si spezzò nell'urto contro la parete. Io però ti avrei dato tutto, avrei venduto tutto, avrei lavorato con queste mani, avrei chiesto l'elemosina per le strade, per un sorriso, per uno sguardo, per sentirti dire grazie, e tu te ne stai lì, placido, in poltrona, come se non mi avessi fatto già soffrire abbastanza, senza di te, lo sai benissimo, avrei potuto vivere felice, chi ti obbligava? Era una scommessa, eppure mia madre lo diceva ancora poco fa, avresti fatto meglio a scacciarmi, ho le mani calde dei tuoi baci, ecco il punto del tappeto dove in ginocchio mi giuravi un'eternità d'amore, eri riuscito a convincermi. Per 2 anni mi hai trascinata nel più splendido e dolce dei sogni, vero? I nostri progetti di viaggio, ricordi? E la tua lettera, quella lettera mi ha straziato il cuore. E poi quando torno da lui che è ricco, felice, libero, e imploro un aiuto,
aiuto che il primo venuto sarebbe disposto a dare, lo supplico, gli riporto tutta la mia tenerezza, lui mi respinge perché gli costerebbe 3.000 franchi. Non li ho, ripeté Rodolfo, con quella calma perfetta dietro cui si riparano, come dietro uno scudo, le collere rassegnate. Lei uscì, i muri tremavano, il soffitto la schiacciava e ripercorse il lungo viale inciampando in montagnole di foglie morte che il vento mulinava via. Finalmente pervenne al fossato davanti al cancello, si spezzò le unghie contro la serratura nel febbrile tentativo di aprire, poi 100 passi più in là, ansimando il prossimo a crollare, si fermò e allora girandosi scorse un'ultima volta il castello impassibile con il suo parco, i giardini, i tre cortili e tutte le finestre della facciata. Se ne sette là smarrita, sbalordita, senza più coscienza di se stessa, se non per il pulsare delle arterie, che credeva di sentir propagarsi come una assordante musica sull'intera campagna. Sotto i suoi piedi il terreno era più molle di un'onda. I solchi le apparvero come immensi cupi frangenti, tutto quanto nella sua mente sussisteva di reminiscenze, di pensieri, ne prorompeva in un unico oggetto, come i mille strali di un fuoco d'artificio. Vide suo padre, l'ufficio di Leroy, la loro camera laggiù, un altro passaggio, paesaggio. Era sull'orlo della pazzia. Ebbe paura e riuscì a dominarsi, sia pure confusamente. Non ricordava, infatti, la causa della sua orrenda condizione, ossia quella faccenda di soldi, soffriva solo per il suo amore e sentiva l'anima abbandonarla attraverso quel ricordo, come i feriti nell'agonia sentono nel fluire la vita attraverso la pianta. Grazie, penso anche questo. Allora, io spero di aver trasmesso almeno la millesima parte la grandezza di questo testo. Secondo me ha letto, va accompagnato da una grande attenzione a tutti i particolari, al stile, perché come vede anche il personaggio di Rodolfo, cioè l'autore lo dipinge per com'è, un gaglioffo, insomma, un uomo non generoso, una persona meschina. E poi ecco, abbiamo voluto parlare appunto un po' di più del dovarismo, che è diventato termine da coniare un filosofo, diciamo, del Novecento, che è appunto Jules de Courtier, che non so chi sia, per parlare di questi incontri ho scoperto che appunto era un filosofo, il termine l'ho coniato lui, perché il dovarismo è una vera e propria sindrome, no? Ormai viene riconosciuta insomma, a livello psicanalitico perché fa parte della nostra dimensione più profonda, perché in realtà poi è anche necessario fantasticare. Se gli esseri umani non avessero fantasticato saremmo sempre rimasti lì nelle caverne, insomma, no? Cioè voglio dire, la fantasticheria, l'immaginare mondi diversi, oltrepassare il quotidiano e la realtà che abbiamo sotto i piedi è anche una grande forza della psiche umana, no? Però diventa poi, come dire, una sindrome negativa quando suscita l'incapacità di non stare nella realtà, per cui ti crei una dimensione fittizia e quindi ecco, il boverismo come un elemento di negatività, che però, ripeto, è presente nelle più o meno, per esempio anche nella giovinezza, no? cioè i vecchi non sognano più, i vecchi non proiettano più perché semmai no, hanno ben chiara la dimensione più ravvicinata del tempo, no? Ma i giovani proiettano, fantasticano, immaginano, quindi il bovarismo non è qualcosa di negativo, se non senso poi che abbiamo detto, insomma, però ecco la fantasticheria, l'immaginazione sono
elementi della nostra psiche più profonda, insomma, guai a non immaginare, guai a non fantasticare, insomma, no? A non proiettare al di là del quotidiano la nostra dimensione vitale, la nostra dimensione del fare, del pensare. Comunque grazie, io spero che ci rivediamo a fare.